Le immagini della sigla sono eloquenti, il colle del Nevegalla, tanto amato dai bellunesi per un progetto di rivitalizzazione. E allora iniziamo questo percorso, questo ciclo di puntate settimanali che vedranno protagonisti i vari attori e i passaggi di questo processo iniziato poco fa. Lorenzo Baldanello, WWF Italia, We Love Nevegal. Lorenzo, ben ritrovato, sei stato ospite qualche mese fa in Dolomiti Turismo, sempre su questi schermi. Con vero piacere con voi, con tutti gli attori di questo processo, per far capire cosa ci aspetta per lo futuro del Nevegal, quali sono i passi. Anzitutto, Lorenzo, mi permetto uno sguardo al recente passato. Una stagione estiva, l'acquisizione degli impianti in risalita, l'apertura si è chiusa, penso, in positivo. Siete soddisfatti, no? Assolutamente sì, innanzitutto ti ringrazio per l'occasione di queste puntate che ci danno l'occasione appunto di poter anche divulgare quello che è il Nevegal e quelle che sono le opportunità del Nevegal. L'estate è andata molto bene, siamo estremamente soddisfatti, abbiamo avuto tante persone che sono venute appunto a trovarci, abbiamo avuto i sentieri pieni di camminatori, la seggiovia ha avuto un grandissimo successo con l'operazione anche di bambini sotto i 12 anni gratis per dare un segnale anche di positività alle nuove generazioni e quindi abbiamo avuto numeri importanti con più di 15.000 passaggi scusa, di 25.000 passaggi e 15.000 passaggi di bike, quindi insomma numeri molto molto importanti che noi cercheremo di aumentare logicamente nei prossimi anni, però se il buongiorno si vede dal mattino è un gran bel mattino direi, Certo, dai. ecco, stagione estiva quindi in archivio, non si aspetta quella invernale, o almeno in questa prima fase forse sì, ma il progetto We Love Nevegal vale per 365 giorni all'anno, mi viene da dire Lorenzo, e questo è l'obiettivo. Cerchiamo di partire da qui, non quindi in una logica di stagione invernale o estiva, ma un colle che si può vivere sempre. Da qui parte il vostro progetto? Assolutamente sì, il Colle va vissuto tutto l'anno, è proprio questo il nostro progetto, tanto che ti dirò, stiamo già organizzando la prossima estate, già da adesso, e la prossima primavera. Quindi è un discorso proprio che noi stiamo facendo a 365 gradi, cioè 360 gradi, no? 365 giorni e Giorni, 360 gradi. certo gradi. Perché cosa pensiamo noi, e l'abbiamo visto nelle nostre analisi, che il Colle può vivere tutto l'anno, può vivere tutto l'anno in maniera veramente completa, perché ha una serie di opportunità che ci danno la possibilità di sfruttarlo per tutto l'anno. Faccio l'esempio, finito di sciare, fatta la manutenzione dell'impianto, poi si apre il bike park per il downhill, poi ci sono le passeggiate, poi ci sono tutte le attività che si possono fare. Adesso stiamo chiudendo accordi per il canyoning, per tutte queste attività che si possono fare anche in autunno e in varie parti dell'anno. Quindi viverlo appunto nell'intero anno è proprio il nostro progetto. E solo così quel posto può rinascere, può rivitalizzarsi definitivamente. Quindi non solo neve, anche neve ovviamente, ma non solo neve. Adesso poi arriva l'inverno, quindi ci prospettiamo anche lì. Eh certo, e quindi questo sarà il primo passaggio, l'inverno. Ecco, per il progetto, quindi non solo neve, servono però delle collaborazioni, nel senso che, ok, società di impianti e li scopriremo nelle prossime puntate. Il Assolutamente. vostro progetto di marketing lo scopriremo, ma servono anche gli attori, cioè fare una squadra, giusto Assolutamente Lorenzo? Mi sì. sembra che non sia un progetto che è soltanto voi, vostro. No, assolutamente. È We Love, noi amiamo il Nevegal, quindi stiamo coinvolgendo più soggetti del territorio, quindi guide, per esempio, guide per le bike, guide per le camminate, guide per le ciaspolate, no, d'inverno, e quindi stiamo proprio coinvolgendo il territorio, le associazioni. Le principali associazioni appunto che collaborano con noi e che in questo momento ci stanno dando un grandissimo supporto perché appunto conoscono bene il territorio e anche loro collaboreranno e stiamo implementando degli eventi assieme a loro. E poi stiamo coinvolgendo vari soggetti del territorio per avere anche delle collaborazioni per poter fare tutte le attività che vanno fatte. Quindi è un progetto aperto. Noi siamo dei coordinatori, diciamo, di questo progetto e siamo dei catalizzatori di idee. Poi logicamente andiamo a scremare queste idee e a metterle giù da un punto di vista turistico e marketing, quello che un po'
è mancato, diciamo, nel territorio. Certo, in termini di ricettività, in Nevegal ci sono pochi posti letto, sì, chiaramente a disposizione del turismo, e in quest'ottica anche le collaborazioni con enti e consorzi del territorio, mi viene in mente DMO piuttosto che Consorzio Dolomiti Prealpi, solo per citarne alcune. Un progetto quindi per vivere non soltanto il Colle del Nevegal, ma tutta anche la zona della Valbelluna e forse anche, esatto, il Feltrino. Esatto, è proprio questo. Noi vogliamo adesso espandere questa cosa, perché il turista deve avere la possibilità di girare e di andare in più posti, quindi le collaborazioni che tu hai detto sono assolutamente essenziali, tanto che abbiamo già preso contatti sia con DMO che appunto con Consorzio Dolomiti Prealpi, ma non solo con loro, anche con altri attori, perché vogliamo appunto espandere anche dal punto di vista di ospitalità. E il Nevegal non ha tantissimi posti, sì, adesso riaprirà l'Olivier, e quindi è già una bella cosa. Stiamo facendo partire il progetto di albergo diffuso per gli appartamenti, quindi un'altra bella cosa, ma abbiamo bisogno di estenderlo, tanto che ad oggi in progetto è quello anche di coinvolgere gli altri comuni, appunto anche limitrofi, non solamente il comune di Belluno, che comunque sarà il capofila, ma coinvolgere anche gli altri comuni per farli entrare nel progetto We Love Nevegal, che sarà un We Love Valbelluna, We Love più esteso da questo punto di vista. Anche perché sono pochissime le realtà, un capoluogo di provincia e una località turistica, sciistica in questo caso, ma a 365 giorni all'anno, che possono vantare questa vicinanza anche in termini di servizi, nel senso che in Nevegal ci sono molte seconde case, anche residenti, però per lo più seconde case, le attività economiche magari che possono avere delle difficoltà, nel senso di delle stagioni molto limitate nel tempo, no? E quindi anche opportunità economiche per investire anche in attività commerciali. Assolutamente, assolutamente sì. Nevegal è un'opportunità in questo momento per chi vuole investire, perché c'è un progetto appunto a largo respiro di qualche anno, e quindi può portare veramente economicamente dei vantaggi a chi vuole investire anche in attività economiche, perché se noi rendiamo il colle fruibile per tutto l'anno, le attività hanno interesse anche economico a venire tutto l'anno. Ma noi parlavamo l'altro giorno proprio con un grosso operatore che ci diceva un concetto che abbiamo approfondito ed è vero. Ad oggi c'è una parte in Italia scoperta, che è la parte delle famiglie che non possono più magari spendere le cifre che spendevano una volta, sì, che non hanno più la possibilità di prendere la macchina e fare 4 ore di coda, ma che cercano località vicino a località appunto grosse, per esempio centri abitati, e cercano località accessibili per poter andare in queste località e divertirsi e fare tutto lo sport e avviarsi allo sci. Questo non va in concorrenza con le altre località turistiche, chiaro, anzi è complementare, quindi anche una cosa bella secondo me. Il Nevegal e tutta la zona limitrofa alla Valbelluno è complementare. Noi possiamo essere il primo baluardo, come adesso, per l'avvio allo sci, ma anche per la famiglia che magari vuole arrivare in un'ora, vuole spendere il giusto, ma avere dei servizi che però siano servizi alti, di alto livello. Certo. Quindi un turismo di alto livello, però per tutti. Quindi non soltanto un turismo di prossimità, no, come è conosciuto, credo, finora per la maggior parte dei casi in Nevegal, no? Quindi credete anche al fatto che possa esserci anche la possibilità di un turismo da settimana bianca, mi viene da dire? Assolutamente. Abbiamo già richieste per questo, dobbiamo trovare l'ospitalità, per quello ci stiamo lavorando. Però abbiamo già richieste. Perché, ripeto, le distanze ormai sono limitate, nel senso le persone non hanno più la mentalità di una volta. Adesso anche fare 3 ore di spostamento non è più considerato una cosa impossibile, sì, anzi. E in più consideriamo che una persona arriva in un posto bello, quindi perché no? Perché non fare anche le settimane bianche? Assolutamente. Come sono benvenuti, per esempio, in inverno gli sci club, come d'estate saranno benvenute le squadre di downhill, le squadre sportive, le squadre che vogliono fare un ritiro in Nevegal. Perché Nevegal ha questa possibilità, con la fruibilità e l'accessibilità, senza dover fare magari chilometri di code, senza dover per forza di cose magari andare in località anche più sicuramente blasonate, che rimangono una meta che continueranno appunto le persone a frequentare. Il Nevegal e questo territorio deve essere altro, deve compensare e prendere appunto uno spazio che ad oggi in Italia difficilmente c'è, ma con servizi di livello. Perché dobbiamo dare comunque dei servizi di livello. Certo. Questo è fondamentale. Lorenzo, chiudiamo questa prima puntata con una notizia che credo in molti adesso, no? È autunno, si pensa già all'inverno, gli appassionati dello sci già penseranno a quando poter fare le prime discese sulla neve. E quindi Nevegal nel prossimo inverno si scierà? Assolutamente sì.
è proprio ufficiale, l'Elegance uscirà il prossimo inverno, Dolomiti Skyline, la società che gestisce gli impianti, ha l'obiettivo di aprire entro Natale e poi di fare una stagione bella. Speriamo che tutti quanti, come ci hanno dato soddisfazione in estate, le diano anche d'inverno e, come dico sempre Claudio, aiutiamo tutti assieme a far crescere questo territorio. Quindi veniamo in Nevegal, sciamo in Nevegal, camminiamo in Nevegal. Perfetto, allora ti ringraziamo, ma solo per il momento, perché questa è la prima del ciclo di puntate che vedranno i vari attori di questo progetto che voi state coordinando e portando avanti. Quindi ti ringraziamo davvero tanto per essere intervenuto. Auguriamo buon lavoro a te e a tutti gli amici di Offi e del progetto We Love Nevegal. Grazie Lorenzo Baldanello. Grazie a te. E grazie a Simone Tollotta alla regia, a voi tutti per la gentile attenzione. Arrivederci al prossimo numero.